Amici del Portale del Verde, oggi parliamo ancora di Tillanzi e lo facciamo qui dalla Varesina Orchidee e lo facciamo in compagnia di Gioele Porrini. Eccoci qui, Gioele. Allora, siamo nella parte della serra dedicata alle Tillanzi, conosciute Sì. anche come le figlie del vento, no? Eccoci qua. Questa è la parete invece di, diciamo, produzione e di vendita. Abbiamo visto nel video scorso la parete della collezione, quindi dove avevamo piante grandi non disponibili alla vendita. Qui invece abbiamo piante tutte disponibili. Vedete che le dimensioni sono decisamente inferiori, sono piante più piccole. E sono originate, diciamo, dal principio da una pianta sola, quindi una pianta sola che poi sono diventate 2, 4, 6, 8 e così via. Quindi da divisione dopo divisione, da anno dopo anno, si sono ottenute nuove piante. Quelle disponibili attualmente alla Varesina Orchidee sono circa 20 specie, quelle disponibili alla vendita che poi trovate anche sul web shop online e potete ordinarle tranquillamente. Tra l'altro, devo dire che sulla spedizione sono decisamente piante robuste, quindi vi arrivano proprio tranquillamente a casa, ancora più robuste delle orchidee, quindi non avrete problemi. Questa che ho in mano è una Tillandsia juncea. Ed è la prima specie che vi presento. Queste fanno uno stelo fiorale piuttosto lungo. Ecco, ve ne faccio vedere una pianta invece qua che mostra lo stelo. Ecco qua, vedete? Questo è lo stelo. Sono piante decisamente facili da tenere, come abbiamo raccontato nei video sulla coltivazione. Vedete che noi qua le abbiamo posizionate tutte su una parete. Su una parete, quindi sono attaccate le zattere su una rete, dove io, quando è il momento di irrigare, passo con la canna dell'acqua. Quindi si passa con una doccia, con la canna dell'acqua, e vengono bagnate tranquillamente in modo copioso. La seconda specie è questa, che è la Tillandsia tenuifolia varietà minima. Questa fa dei fiori blu molto belli, sempre qui alla cima delle nuove vegetazioni. Questa che segue invece è la Tillandsia bandensis. Questa fa dei fiori azzurri e ne fa tantissimi. È una pianta molto molto generosa e soprattutto la particolarità di questa è che i semi di questa pianta, vedete? Questi sono i semi della fioritura precedente. Vedete come sono come filamenti che si sono appiccicati poi alla pianta madre e lì nascono, quindi possiamo vedere se Alessandro cerchiamo bene, qua c'è qualche pianta sicuramente dove, vedete, queste sono delle piccole piantine nate da seme sulle piante Che vecchie, dopo si possono che staccare e poi si fare delle possono nuove staccare, zattere. vedi, questa ad esempio anche qui si è incastrato probabilmente un semino sulla rete ed è nata una sola. Questa è una cosa che si può fare anche in casa tranquillamente, mettendo i semi su una piccola reticella. Quindi su una piccola reticella molto molto sottile, vedi, qua abbiamo un altro esempio, vedi, guarda quante ne sono nate qua. Queste sono piccole Quindi la piantine che. propagazione della Tillandsia avviene per seme E o la per divisione, divisione sì, del diciamo in larga cespo, giusto? misura, sì, in larga misura da divisione, però per seme se ne ottengono tantissime ed è una cosa molto molto soddisfacente e anche molto divertente per chi ama coltivare. Ecco, qui di Bandensis ne vediamo parecchie, sono tutte divisioni nuove, adesso è il periodo in cui facciamo tutte le divisioni, vedete tutti i tronchetti, questo è il tronchetto di vite, questo è un tronchetto di albicocco, poi c'è il ciliegio, poi c'è, insomma, tutti i tronchetti di recupero, anche pezzetti di sughero. Questa è un'altra specie, la schiedeana, invece, che fa i fiori gialli. Questa è una specie molto, molto, che cresce molto velocemente, accestisce molto facilmente. Vedete qui ne abbiamo già due e poi ora dell'anno prossimo diventeranno tranquillamente quattro. Questa è la retorta, questa è una specie, queste sono tre specie in miniatura che adesso vi presento, che sono la retorta, la tricolepis, questa qui, e l'albida. Che è questa qui che vedete in basso, che è molto molto chiara e quindi da qui il suo nome Albida. Vedete la retorta? Qui l'abbiamo messa addirittura su dei tappi di sughero, perché il sughero ovviamente non marcisce, quindi il tappo è fatto di sughero e quindi perché non usarlo? Vedete la retorta perché le foglie sono ritorte, sono proprio arrotolate e quindi questa è la curiosità di questa specie. La tricolepis, questa anche questa fa tantissimi fiorellini piccoli dalla cima degli pseudobulbi. Queste sono sempre tenuifolia varietà minima che abbiamo visto prima e poi c'è la Buzzi. Ecco la Buzzi. Ecco, guardate quando vi parlavo di coinquilini o comunque di
consociazione. Vedete? Questi sono piccoli semini della Tillandsia bandensis che abbiamo visto prima, che si sono attaccati ai rami della Tillandsia buzzi. Le piante ovviamente non hanno la capacità di muoversi e quindi è difficile che queste piante si liberino, no? Come può fare un animale, no? Spostandosi o scrollandosi di... E quindi ci crescono sopra. Ci crescono sopra, poi quando appena appena diventeranno pesanti si staccheranno e andranno sul ramo successivo. Però è tutto, diciamo, un ciclo naturale. La buzzi, anche questa, vedete il fiore, questa è in fiore. Il fiore nasce dall'infiorescenza, in realtà, perché poi sono infiorescenze composte con tanti fiori piccoli. Ecco qui invece un fiore vecchio dove vedete il frutto. Il frutto è questo, vedete una piccola capsulina, ecco qua, dove all'interno ci sono i semi. Ecco la differenza tra quelle che abbiamo visto prima e queste. Queste fanno un ramo centrale che poi andrà ad aprirsi e farà il fiore. Da lì. Questa è un'altra specie ancora, ecco qua vedete tantissime piante ancora di Tillandsia bandensis, io le lascio crescere sulla rete perché sono secondo me molto belle, e poi dopo quando sono tante le stacco e facciamo zattere nuove. Questa è un'altra specie ancora disponibile che trovate sul sito, è la Tillandsia capillaris, varietà Olgeri, questa è una miniatura bellissima, che cresce molto molto velocemente, quindi questa ve la consiglio, anche lei è molto molto facile. E poi questa secondo me è una delle più belle perché fiorisce di rosso. Questa è la Tillandsia albertiana, questa è una specie anche lei non difficile, perché alla fine vedete che le coltiviamo tutte in modo simile, però questa fiorisce di rosso, fa dei fiori singoli di lunga durata. Ed è anche lei abbastanza facile, ve la consiglio. Questa è la Tillandsia invece tenuifolia, la varietà tipo, quindi prima abbiamo visto la tenuifolia minima, questa è la tenuifolia, fa i fiori rosa. I colori dei fiori delle Tillandsie più o meno sono sempre, diciamo, vanno dal blu al fucsia al rosa, i colori sono quelli. Però è proprio bello perché quando fioriscono sono effettivamente, avete visto la Tillandsia ionanta prima, parte della pianta si colora e quindi è nell'insieme che fiore e pianta fanno veramente un effetto bellissimo. C'è un periodo dove ci sono più cioè dove la pianta fiorisce maggiormente? No, perché sono le specie fioriscono tutte in stagioni diverse, quindi vedete che adesso siamo in novembre, abbiamo visto la Tillandsia ionanta fiorita, la stricta fiorita, però tutte queste fioriscono in tutte altre stagioni, quindi praticamente in ogni stagione c'è una specie che fiorisce. Quindi se volete fare una piccola collezione di Tillandsia vi consiglio di prendere diverse specie, non tutte uguali, perché in questo modo potete assicurarvi, diciamo, una fioritura durante tutto l'anno. E la durata del fiore? La durata del fiore non è eccessiva, sono fiori che durano poco, però è la preparazione della pianta prima e dopo il fiore che rende decorativo il tutto, no? Perché la pianta, possiamo vederlo sulla Tillandsia ionanta, la pianta si prepara al fiore. Vedete, questa è fiorita ed è fiorita con la pianta verde, però nel caso della ionanta, vedete, il fiore cresce su una vegetazione rossa, invece la vegetazione che non è fiorita rimane verde. Quindi una trasformazione è proprio della pianta. Esatto, una trasformazione della pianta per facilitare gli insetti a trovare il fiore. Quindi il fiore è blu con in cima il polline, però la pianta dice non è abbastanza, dobbiamo colorare anche intorno le foglie della pianta stessa per renderlo ancora più visibile, perché non dimentichiamo che le piante a fiore, tra cui ci sono anche le Tillandsie, quindi le angiosperme, le piante che fanno fiori e fanno frutti, sono al mondo per fare i fiori, quello è il loro obiettivo primario, è quello di riprodursi tramite i fiori, quindi quello è l'operazione in cui loro metteranno sempre il massimo delle energie, e questo sicuramente ne è un esempio. E le Tillandsie abbiamo visto che lo fanno in un modo veramente spettacolare. Allora, ringraziamo come sempre Gioele Porrini, vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!